Le cose da dire sono tante sulle interpretazioni, quindi il rischio è di debordare, quindi mi perdonerete se leggerò la relazione. Lo leggo perché altrimenti il rischio è quello di parlare qualche ora. Su cosa centrerò? Sostanzialmente sulle letture dell'ottobre, sia in epoca coeva, ma soprattutto quelle più consolidate, molte delle quali sono state già citate da Antonio Moscato. Allora, fin da subito si pose un problema, quello della decodificazione di quella strana rivoluzione. All'inizio tutti quanti la percepirono come qualcosa di strano. Avvenuta sotto la guida di un partito di impronta giacobina e soprattutto in un contesto economico e sociale giudicato arretrato. Ora, al giorno d'oggi, sappiamo che non era così, cioè gli storici dell'economia riconoscono che la Russia dal 1905 al 17 era un paese in via di sviluppo dove le fabbriche, appunto perché costruite di recente rispetto ad altri paesi, avevano alta produttività. Però all'epoca l'immagine della Russia era quella di un paese arretrato. Ciò quindi sembrava ribaltare alcuni assunti del marxismo ortodosso, ossia che l'emancipazione dei lavoratori potesse avvenire solo per opera dei lavoratori stessi e che la rivoluzione socialista potesse darsi solo laddove lo sviluppo delle forze produttive aveva raggiunto lo stadio del capitalismo maturo. In un testo postumo sufficientemente noto, scritto nel 1918, Rosa Luxemburg, il testo si intitola La rivoluzione russa, Rosa Luxemburg notava come la rivoluzione russa fosse l'avvenimento più importante della guerra mondiale. Il suo veemente sviluppo, le sue profonde ripercussioni su tutti i rapporti di classe, il suo coerente progresso da un primo stadio di repubblica borghese a fasi sempre più avanzate, palesassero come la liberazione della Russia non fosse appunto una missione affidata alle baionette tedesche, come dicevano i socialdemocratici, ma avesse profonde radici interne e come il decorso dei fatti fosse una prova convincente contro la teoria dottrinaria secondo la quale la Russia, in quanto paese economicamente arretrato, non sarebbe stata matura per la rivoluzione sociale e per una dittatura esercitata dal proletariato. Anche Gramsci, come più noto, non mancò di sottolineare come la rivoluzione d'ottobre fosse una prova dell'inadeguatezza del marxismo dottrinario. Qualche giorno dopo la presa del Palazzo d'Inverno, egli fu in grado di emettere il suo giudizio, lapidario e anche provocatorio forse. I bolscevichi rinnegano Carlo Marx. È il famoso articolo La rivoluzione contro il capitale, dove per capitale si intende il capitale di Marx. Era un giudizio politico che voleva essere benevolo, in sintonia con quanto sostenuto da Trotsky nella Rivoluzione Permanente. Per Gramsci i bolscevichi avevano messo in discussione i canoni, cito, del marxismo, del materialismo storico, ossia i dogmi di un marxismo trasudante positivismo a tutti i pori. L'ottobre rappresentava dunque, cito ancora, la rivoluzione contro il capitale di Carlo Marx, che era in Russia il libro dei borghesi, più che dei proletari. Era la dimostrazione critica della fatale necessità che in Russia si formasse una borghesia, si iniziasse un'era capitalistica, si instaurasse una civiltà di tipo occidentale, prima che il proletariato potesse neppure pensare alla sua riscossa. I fatti, sempre Gramsci che parla, hanno superato le ideologie. Poi, per stemperare questa affermazione, questa iperbole, aggiunge: se i bolscevichi rinnegano alcune affermazioni del capitale, non ne rinnegano il pensiero immanente vivificatore. Essi non sono marxisti, ecco tutto. Non hanno compilato sulle opere del maestro una dottrina esteriore di affermazioni dogmatiche e indiscutibili. Vivono il pensiero marxista, quello che non muore mai, che è la continuazione del pensiero idealistico italiano e tedesco, che in Marx si era contaminato di incrostazioni positivistiche e naturalistiche. Continua poi, risparmio la citazione, con un elogio alla volontà, che secondo Gramsci è l'elemento fondamentale. In questo Gramsci, l'idealismo viene fuori da queste affermazioni, si avvicina a Malatesta, per esempio, ma anche a Mussolini socialista. Non può perciò meravigliare che in molte letture coeve, ma anche in quelle posteriori, l'essenza del bolscevismo, identificato non a torto con il pensiero e l'azione di Lenin, venisse riassunta nell'intreccio tra un'organizzazione gerarchico-elitaria
e la solerzia rivoluzionaria che autorizzava il partito a produrre linea da trasmettere alla classe anche contro teoria e prassi consolidate del marxismo. Del resto, fin dalla scissione del 1903, che sancì appunto la spaccatura tra bolscevichi e menscevichi, era sufficientemente chiaro come concetti quali autonomia operaia o assemblea di base non facessero parte dell'orizzonte culturale del partito fazione di Lenin. Questi, ad esempio, già nel 1902 affermava che la coscienza di classe avrebbe potuto essere portata all'operaio solo dall'esterno. È il che fare, come detto prima, sì, la sbarra era stata piegata in una direzione per poterla raddrizzare. Due anni dopo, comunque, affermava, a proposito del modello organizzativo dei rivoluzionari, come burocratismo versus democrazia, che era l'accusa mossagli dai suoi detrattori, fosse in realtà centralismo versus autonomia. Questo è un passo avanti e due indietro. Parallelamente, però, in piena rivoluzione del 1905, sostenne la necessità della formula della dittatura democratica rivoluzionaria del proletariato e dei contadini, a differenza dei menscevichi, dogmaticamente quanto inoffensivamente schierati per la rivoluzione socialista, che all'epoca significava di fatto lasciare la direzione politica ad altri. Quindi a questo punto c'è una rigidità in Lenin del 1900 dal punto di vista organizzativo, il modello giacobino, ma una duttilità dal punto di vista tattico. Basti dire ad esempio, che, a proposito, quindi la questione non è chiusa, che Trotsky, caparbio sostenitore dell'inconciliabilità tra leninismo e stalinismo fino alla fine dei suoi giorni e artefice, come sappiamo, della riuscita dell'ottobre insieme a Lenin, e a questi quantomeno per un periodo legato a filo doppio, sia per modus operandi che per visione generale del processo rivoluzionario, e su questo concordano la gran parte degli storici, devo dire, nel 1903-4 non esitò a bollare il leader della frazione bolscevica come un Robespierre che agiva invece del proletariato anziché nel suo interesse, tanto da autorizzare letture secondo le quali egli, cioè Trotsky, avrebbe rintracciato nelle idee di Lenin, cito, i presupposti teorici della dittatura di Stalin con i suoi rituali da Führer, le cacce alle streghe e i processi sensazionalisti. Questa citazione è tratta da Heinz Abosch, Trotsky e il bolscevismo, un libro Feltrinelli del 77. Se tale interpretazione è chiaramente una forzatura, il Trotsky del 1904, pur volendo attribuirgli doti profetiche, non poteva certo prevedere forme e contenuti di stalinismo e nazionalsocialismo, è tuttavia vero che nello scritto I nostri compiti politici, ma anche nel rapporto alla delegazione siberiana, egli attaccò duramente Lenin per il suo autoritarismo e per le tendenze sostituzioniste, a scapito dell'autonomia del soggetto sovversivo, la cui centralità e capacità autoemancipatoria erano per i marxisti e quindi anche per Trotsky un postulato indiscutibile. Tuttavia, come già detto da Antonio Moscato, nel 17 le cose erano cambiate. La pregressa esperienza rivoluzionaria del 1905, una classe operaia cresciuta sia numericamente che politicamente, il contesto bellico, forse il dato più importante, con il conseguente ingresso delle masse contadine in un'arena politica non più periferica, il ruolo sempre più centrale dei soviet, già appunto presenti nel 5, e la pur tardiva adesione di Trotsky al partito bolscevico, che è formalizzata solo nell'agosto del 17, anche se va antedatata, se non avevano attenuato i tratti volontaristici della compagine leniniana, ne smussarono comunque il carattere giacobino, come si può facilmente constatare leggendo Stato di rivoluzione, ad esempio. Per Trotsky invece si innescò il processo inverso, come si può appurare scorrendo Terrorismo e comunismo del 1920. Quindi c'è un avvicinamento al giacobinismo. Ciononostante, la perdurante rappresentazione del bolscevismo come una compatta compagine intellettuale di matrice avanguardistica ha condotto Richard Pipes, che è un sovietologo di chiara fama di Harvard University e anche un reganiano di ferro, era a suo tempo, ad attribuire al partito di Lenin un ruolo così importante che avrebbe reso possibile una rivoluzione non affatto ineluttabile, una rivoluzione nella quale l'elemento centrale fu dunque, secondo Pipes, l'intelligenza di stampo giacobino.
la tesi della rivoluzione leninista come rivoluzione giacobina. Stiamo parlando di Pipes, una persona di Harvard che ha studiato per una cinquantina di anni il bolscevismo e i documenti originali. La questione della tradizione rivoluzionaria, del carattere della rivoluzione d'ottobre, deve essere analizzata in modo scientifico, tenendo conto che ogni ricostruzione a posteriori è comunque figlia dei suoi tempi. Come osservato da Antonello Venturi, a ridosso del 1917 gli ambienti bolscevichi avevano dedicato scarsa attenzione al tema dell'albero genealogico del regime da costruire. E i tentativi di parte marxista di appropriarsi della tradizione rivoluzionaria russa, spezzando la continuità con i socialisti rivoluzionari, erano stati intrapresi quasi esclusivamente in ambiente menscevico, un ambiente culturalmente ostile alla tradizione populista. Dopo il 17, invece, se da un lato la storiografia sovietica degli anni 20 tese a dimostrare la continuità tra populismo e marxismo rivoluzionario, dall'altro si sottolineò, invece, con ostinata e intransigente insistenza, l'elemento di rottura rappresentato dalla nascita del marxismo russo. Qualche tempo dopo si avviò la discussione sulla eredità della Narodnia Volia. La tesi sostenuta, ed è questa che si impone alla fine degli anni 20 e negli anni 30, era che il populismo rivoluzionario fosse il diretto predecessore del bolscevismo e che la genesi del pensiero di Lenin andasse dunque direttamente ricondotta alla Narodnia Volia, cioè ai populisti, nei cui documenti programmatici era possibile trovare l'idea della dittatura del proletariato, della produzione collettiva pianificata, dell'uso dello Stato per dirigerla, della struttura sovietica del potere, della necessità di un periodo di transizione, del comunismo di guerra e persino della NEP. Contrario a leggere l'ottobre come un'insurrezione giacobina è anche Ettore Cinnella, che è forse uno dei principali storici sull'ottobre, sulla rivoluzione russa. Sicuramente ha del livore verso l'oggetto di studio, è un livore che forse gli deriva da essere un ex, perché se non sbaglio in gioventù era trotskista, o comunque lo dice in un libro. Se però sfrondiamo, insomma, questo livore che trasuda, insomma, e leggiamo i suoi libri, ci accorgiamo. Sono abbastanza interessanti. Cinnella insiste invece sulle caratteristiche popolane della rivoluzione d'ottobre. Anzi, aderendo alla lettura del menscevico internazionalista Martov, ne sottolinea il carattere plebeo e soldatesco, in cui le misure e i discorsi demagogici trovarono linfa nella base pretoriana a sostegno del potere bolscevico. Più che di fronte alla presenza di due bolscevismi, quello dei contadini e dei soldati da un lato e quello dell'intelligenza, siamo di fronte quindi a una saldatura temporanea tra giacobinismo da un lato e base popolare. Non è certo una novità, perché è la stessa saldatura che si verificò nella rivoluzione francese, dove appunto avevamo l'intelligenza da un lato e la sansculotteria, cioè la base di massa della rivoluzione, dall'altro. La tesi parrebbe confermata dal fatto che per contenere quella rivoluzione politica e sociale, in cui égalité chiaramente prevaleva su fraternité e liberté, le potenze capitalistiche non esitarono a intervenire militarmente sostenendo gli sforzi controrivoluzionari, come già avvenuto nei confronti della rivoluzione francese, quando anch'essa assunse un contenuto sociale avverso alla classe fino ad allora dominante, con le note coalizioni militari antifrancesi inviate, insomma, che durarono anni e poi diventarono anche antinapoleoniche. Due rivoluzioni analoghe, dunque, assai diverse da quella americana. Qui riprendo la sollecitazione di Hannah Arendt, dove fa la differenza per elogiare di fatto la vera rivoluzione, che secondo lei è quella americana, ammesso appunto, dal mio punto di vista, che una guerra di indipendenza possa essere considerata una rivoluzione, che fu una ribellione tesa a emancipare le ex colonie britanniche da un gioco politico ed economico e di conseguenza in cui la democrazia e lo stesso liberalismo erano poco più che grimaldelli ideologici. A tal proposito, non è possibile non notare come la libertà della prima democrazia al mondo, dove il diritto di voto era esercitato da una minoranza di possidenti bianchi, maschi,
non solo sia stata contrastata, non sia stata contrastata dalle coalizioni controrivoluzionarie, ma al contrario, questa libertà è stata possibile grazie appunto alle baionette di Francia e Spagna, cioè delle due principali potenze assolutistiche dell'epoca che andarono contro la Gran Bretagna. Nei confronti di queste due potenze, la Gran Bretagna era uno Stato democratico. In ogni modo, se il carattere plebeo è un dato che trova più conferme che smentite, plebeo, o possiamo dire, usando la nostra terminologia, proletario, che trova più conferme che smentite, occorre tenere presente che tale rappresentazione è figlia di un processo di generalizzazione e mitizzazione, che, obliando, insomma, genealogie, campi, pratiche, vicende che risultano disfunzionali al rafforzamento della coerenza interna di un discorso che si vuole veicolare, quindi rischiano di dare una rappresentazione distorta, quindi far diventare un mito di fatto. Questo l'ha analizzato Flores, però tenendo conto che a un certo punto il mito della rivoluzione, che si sovrappone al mito dell'Unione Sovietica, diventano in una fusione parte integrante della storia ed è anche difficile, anche dal punto di vista storiografico, scorporarle. Purtuttavia non è possibile prescindere da una visione complessiva di un fenomeno reale che c'è stato, che come tutte le espressioni dello scibolo umano fu complesso, articolato, specie se con rivoluzione d'ottobre si intende un periodo che si dilata di qualche anno, includendo la guerra civile, o meglio, le guerre civili, perché non ci fu solo quella contro i bianchi, ci fu anche quella contro i verdi, contro i neri, anarchici, contro i contadini, contro il banditismo, insomma, è anche la guerra civile un fenomeno complesso. E quindi per andare a vedere in dettaglio cosa fu. Allora, per raffigurare bene la foresta, io penso, è vero che non bisogna concentrarsi sull'albero, ma è anche vero che forse bisognerà cominciare, visto che a livello storiografico c'è il tempo, analizzare albero per albero, perché qualche albero è differente l'uno dall'altro. La strada, insomma, già percorsa da alcuni storici, mi viene in mente Buttino, è quella appunto di andare nel dettaglio e analizzare i vari casi di studio, e soprattutto di porre l'attenzione, marxianamente parlando, sui conflitti sociali, sulla realtà più che altro, più che sull'ideologia o sul pensiero politico. Ciò significa analizzare non solamente gli ambiti pur periferici più noti, perché più politicizzati di altri, ad esempio la rivolta di Kronstadt citata prima, ma compiere un lavoro a 360 gradi anche e soprattutto nelle zone più in ombra. Operando in tale direzione è possibile apprendere, ad esempio, come nella vasta regione del Turkestan, l'ha citato prima Antonio Moscato, quindi rischio di ripetermi, il crollo del regime zarista avesse attivato conflitti etnico-politico-religiosi tra comunità, cioè la maggioranza musulmana, le tribù nomadi kirghize, kazake e turkmene, i coloni russi e l'alleata minoranza cristiano-armena, per la ridefinizione degli assetti di potere che si conclusero nei fatti con l'instaurazione di un governo che, dal punto di vista etnico-culturale, un aspetto rilevante in un'area dove lo sviluppo industriale era praticamente assente e la classe operaia era meno del 5%, ma anche meno, è un aspetto rilevante, si pose in continuità con il colonialismo interno grande russo dell'epoca zarista. Cioè, molti, anche antibolscevichi russi, una volta instaurato il potere, passarono col governo bolscevico perché quella per loro era la continuità dell'egemonia russa sui musulmani e sui nomadi. Questo ci aiuta anche a capire le ragioni appunto di questo passaggio e non solo nel Turkestan. Questo avvenne per esempio con gli ebrei, con gli armeni, no? Che si allearono ai bolscevichi in alcune zone a prescindere dalla loro visione politica precedente. Come osservato da Benvenuti, che ha raccolto un'intuizione di Reimann, forse abbiamo letto, in una prospettiva storica il bolscevismo presenta due aspetti. Esso portò a conseguenze estreme la rivoluzione plebea, ma dall'altra parte svolse il ruolo che i generali bianchi non potevano svolgere, perché erano ovviamente invisi dai contadini, quello di disciplinare le masse sociali ed etniche uscite dall'impero russo in dissoluzione.
è anche quello di garantire una certa stabilità, ordine, sicurezza, cioè contro il mercato nero, contro il banditismo, quindi una certa voglia di Stato che, volenti o nolenti, dal basso comunque viene chiesta, su questo polimento sempre con i compagni anarchici, ma c'è anche a livello popolare. Tale situazione frammentaria e contraddittoria, che appunto smentisce le ricostruzioni oleografiche, viene ben descritta da Cinnella, che nelle sue appunto descrizioni ci dice come il potere bolscevico non fosse in realtà una compagine compatta, se in talune realtà era esercitato effettivamente dal partito bolscevico il potere, altrove si ricorse ad altre formule, alleanze con socialisti rivoluzionari di sinistra e via dicendo. C'ho 5 minuti di tempo, quindi le alleanze con i socialisti rivoluzionari, i soviet misti, altri partiti in altre zone periferiche della Russia, c'erano anche i menscevichi nei soviet locali, in altre addirittura i bolscevichi erano minoranza. Ecco, se tutto ciò è vero, e lo dice lui appunto, non si capisce come mai si parla nel suo testo di dittatura bolscevica, cioè si usa questa espressione. Ovviamente le definizioni non sono neutre, anche l'aggettivo sovietico e bolscevico non è la stessa cosa, poi è diventato, ma per esempio gli anarchici dicono no, la rivoluzione sovietica è una cosa, la rivoluzione bolscevica, il colpo di Stato bolscevico è un altro, no? Ma se al giorno d'oggi è sufficientemente condivisa l'opinione che l'insurrezione bolscevica non sia stata l'affermazione della dittatura del proletariato, io non sono convinto nemmeno che sia stata il contrario, cioè la dittatura del partito. La continuità, cioè chi sostiene questa tesi sostanzialmente vuole sostenere la continuità tra il regime di Lenin e quello di Stalin. Ed è una questione che invece a livello storiografico sembra che continui ad essere sia a livello divulgativo che a livello scientifico portata avanti, cioè la totale identificazione e continuità tra Stalin e Lenin, tra Lenin e Stalin. Tra gli indicatori che potrebbero essere presi in considerazione per esaminare questa ipotesi, cioè il peso dei soviet, la divisione dei poteri tra governo e assemblea legislativa, la questione di genere, di classe e via dicendo, sono privilegiati quelli caratterizzati da pratiche violente o coatte, come misure repressive, uso della forza, internamenti, eccetera, eccetera, e anche gestione politica delle calamità naturali. Intendiamoci, questi devono essere tutti elementi che devono essere presi in considerazione, ma come ha detto Antonio Moscato prima, questi elementi sono presenti in ogni guerra, la gestione politica delle carestie, gli internamenti, i massacri che furono fatti anche atti di giustizia sommaria anche a scopo esemplare, su questo ci sono anche i documenti di Lenin, fucilate, insomma, su questo si può riflettere, giusto o sbagliato, insomma, lo storico ne prende atto. Ma appunto la maggior parte di coloro che per mestiere o vocazione realizzano strumenti di storia o di public history amano appunto, basti pensare al libro nero del comunismo, centrare l'attenzione su questo. Ora, per citare Richard Pipes, afferma ad esempio che la quintessenza del comunismo, come l'olocausto fu l'espressione del nazionalsocialismo, sono i Khmer Rossi in Cambogia, per esempio. Chiaramente si dimentica di dire che i Khmer Rossi in Cambogia furono sostenuti dal governo americano, dalla Cina di Deng Xiaoping e dalla Gran Bretagna, ovviamente, e anzi l'Unione Sovietica in quel caso e il Vietnam andarono contro. E queste sono letture, è un uso politico della storia che viene fatto chiaramente per infangare il comunismo. Infangare il comunismo per quale motivo? Infangare il bolscevismo? Perché si vuole chiaramente stoppare qualsiasi ipotesi di avanzata rivoluzionaria. Ora qui le citazioni sarebbero molte e vado alla conclusione invece. Ci sono storici come la Banca ed altri che hanno studiato i massacri e si chiedono, la Banca non è un bolscevico, insomma, per chi lo conosce di formazione, non ha come me una formazione, qualcuno mi dice, anzi mi continua a dire, nonostante che abbia smesso di fare politica, ah ma tu sei trotskista, è un'etichetta che rimane per tutta la vita, a me non dispiace, non è un problema.
La banca dice appunto, ma come mai non ci si pone la stessa questione nei confronti dei massacri coloniali, ad esempio? Cioè, quando si parla di democrazia in Inghilterra e in Francia, è anche resa possibile grazie a quello che hanno commesso nelle colonie. Sono massacri e milioni di morti che in confronto alla guerra civile russa è nulla. Come mai non si pone la questione, dico io, quando si parla degli Stati Uniti d'America, che detengono il record mondiale nel Guinness dei primati dei massacri, cioè in 4 giorni hanno fatto più di 200.000 morti con Hiroshima e Nagasaki, insomma, nel breve periodo, quella ovviamente si contestualizza, era una situazione di guerra, cioè in determinate situazioni c'è la contestualizzazione. Quando in realtà si parla della rivoluzione bolscevica, lì ogni contestualizzazione viene meno. E allora, per concludere, certo non sta a me dirimere la questione dell'effettiva continuità tra il regime staliniano e il bolscevismo delle origini. Faccio solo presente, visto che in questa platea presumo tutti quanti siamo concordi nel ritenere che non ci sia questa continuità, che tuttavia dobbiamo forse sforzarci a vedere che elementi, perché sennò non ce lo spieghiamo, di continuità ci sono. È indubbio che per esempio sulla questione della militarizzazione dei sindacati o di altre questioni dove Trotsky, secondo me, sbagliava, Lenin fece un'alleanza da un lato contro Trotsky, dall'altro lato contro l'opposizione operaia. Ho scritto recentemente, che lo trovate su Micromega, che è uscito l'altro ieri, un articolo sull'opposizione operaia, anche qui un articolo critico da storico, anche se Micromega, ho visto che nel suo cappello di presentazione presenta le eresie contro il bolscevismo, quando in realtà l'opposizione operaia era interna al bolscevismo, non era contro, però anche qui le esigenze della politica. Bene, contro l'opposizione operaia da un lato, contro Trotsky dall'altro, si alleò col gruppo di Zarisin e di Stalin. Quindi alleanze di Lenin da questo punto di vista era molto tattico, le ha fatte con Trotsky, le ha fatte. È vero che l'ultimo Lenin indubbiamente ha una rottura totale con Stalin. Comunque l'invito è quello appunto di, all'autocritica, al studiare e al capire perché insomma si è arrivati a questo. Cioè, è vero che le posizioni dell'ultimo Lenin sono anti-staliniane, non ci sono dubbi, resta comunque il fatto che lo Stato sovietico si è praticamente sovrapposto al bolscevismo, e questo rappresenta anche nelle varie raffigurazioni della storia russa un problema, perché non è difficile ormai separarli. E questo appunto ha significato sostituire la spinta rivoluzionaria e anche libertaria che ci fu sottesa all'idea di uguaglianza e dello Stato sovietico delle origini, invece alla difesa dello Stato sovietico post-rivoluzionario. L'Ottobre Rosso si sarebbe quindi trasformato dialetticamente contro la volontà dei suoi artefici nel suo contrario, cioè una sconfitta epocale dell'idea socialista. Questa per esempio è la tesi di Flores, di Marcello Flores, nell'ultimo libro. Una sconfitta sulla quale, su questo siamo tutti d'accordo che sia una sconfitta, penso, e sulla quale coloro che sono convinti della necessità del superamento del sistema politico-economico dominante devono riflettere per trarne una lezione. Non fosse altro, per parafrasare un bel libro di Elio Vittorini, Uomini e No, la prossima volta per imparare meglio. Grazie.